Il commercio online in Italia traina il settore degli acquisti, è quello che cresce di più. Secondo l'Osservatorio del Politecnico di Milano, sui 6,4 miliardi di euro di crescita di acquisti al dettaglio, 4,1 miliardi arrivano dall'online. È il 65% della crescita complessiva. Chi invece ci perde sono negozi di vicinato. Confesercenti ha calcolato che dal 2011 32.000 negozi hanno chiuso i battenti e non hanno più riaperto, e quasi un'attività commerciale su due chiude entro i 3 anni di vita. Nel 2019 le serrande abbassate sono state 5.000, quasi 14 al giorno. Siamo a Bedonia, piccolo borgo dell'Appennino Parmense, 3.000 abitanti e un centinaio di negozi. Negli ultimi mesi hanno chiuso in tre e il sindaco ha lanciato l'allarme. Qui vendeva generi, diciamo, per la pulizia della casa e per la pulizia personale, quindi detersivi, eccetera. Questo negozio verrà sostituito? Quello che ci auguriamo e per cui stiamo lavorando, sì. Però è più complicato di un tempo. Tutto nel commercio in questi ultimi anni ha portato più alla chiusura dei piccoli esercizi che all'apertura. Sicuramente l'e-commerce è un altro problema sulla via di spopolare i nostri centri storici. Il sindaco ci mostra un altro negozio chiuso da poco. Che cosa c'era? Una latteria. Alimentari. Cosa c'entra un alimentare con l'e-commerce? Da un po' di tempo cominciano ad arrivare anche in un paese abbastanza distante dai centri principali i servizi tipo latte, liquiduetti di prosciutto attraverso i sistemi commerciali digitali. Voi li vedete questi furgoni che arrivano e portano? In media ce ne sono 3 al giorno, in media. C'è un cartello? Un altro negozio chiude, un'altra giovane forza va via da Bedonia. Prima ci sono stati i centri commerciali, esatto. Prima dell'e-commerce, adesso esatto. È lo stesso meccanismo? È un meccanismo ancora peggiore dal mio punto di vista, perché comunque non c'è più un rapporto con la persona. L'amministrazione ha fatto di tutto per non far chiudere i negozi. Nel 2010 si sono perfino inventati uno dei primi centri commerciali naturali dell'Emilia, una federazione di tutti i negozi che così potevano fare massa critica e abbassare i costi. Ma pochi mesi fa è arrivata una doccia fredda, una notizia che ha fatto arrabbiare tutti. Tutte le scuole del paese hanno aderito all'iniziativa nazionale di Amazon, Un click per la scuola. Cioè, ogni volta che i cittadini di Bedonia acquistano su Amazon, una percentuale di quello che spendono va alla scuola scelta, che a sua volta potrà spendere il credito su Amazon. Un'iniziativa che non è andata giù al sindaco Giampaolo Serpagli, che ha reagito con questa lettera rivolta ai bambini di Bedonia. Siamo attratti attraverso i social e i nuovi media dalle sentinelle degli acquisti online. Dietro a queste sirene ci sono studi importanti, dispendiose campagne pubblicitarie, che ci fanno vedere un mondo fatato. Tutto a portata di click, in poche ore a casa tua verrà consegnata qualsiasi cosa. Tutto questo per dirvi, carissimi, che la nostra comunità resta viva se tutti noi continuiamo a volerla viva. Fare la scelta di acquistare a Bedonia vuole dire privilegiare la vita della nostra comunità. Vuole dire mantenere quel tessuto artigianale e commerciale che rende viva la nostra comunità. Io credo che in ogni scelta di progresso c'è sempre qualcuno che deve conservare quello che di buono c'è stato, e credo che il senso di comunità di questi piccoli borghi sia ancora qualcosa di buono. Ma non pensa che sia inevitabile questo tipo di futuro? Credo che di inevitabile non c'è nulla, bisogna appunto educare, come ho cercato di fare io nella lettera che abbiamo mandato ai nostri ragazzi. Bisogna educare i nostri giovani a capire quello che si può fare. Non dico di non comprare nulla su internet, ci sono tantissimi beni che nella nostra comunità non vengono forniti, potrei fare un elenco infinito, ma quello che la nostra comunità fornisce credo che sia ancora giusto comprarlo nei nostri luoghi. La scuola è viva se il paese è vivo, possiamo fare le cose più belle del mondo solo se il paese è vivo. Ovviamente i commercianti sono tutti dalla parte del sindaco. Se un genitore li compra su Amazon e poi clicca alla scuola di Bedonia, è contento perché dice: ho comprato su Amazon, lo porto a casa, non mi sono mosso di casa e ho dato 2,5 alla scuola di Bedonia. Però... Cioè, la conseguenza però, qual è? La conseguenza è che finché possiamo teniamo questa bella luce accesa e poi
Togli 2,5 oggi, togli 2,5 domani. Queste 2,5 alla fine sono cose che qui non verranno più comprate. Non verranno più comprate. Io non voglio assolutissimamente combattere il progresso. Noi siamo per il progresso. Il paese è per il progresso. Noi vogliamo soltanto che ci lasciano un piccolo spazio per sopravvivere. Io ho due figli, ho un mutuo da pagare, non posso assolutissimamente arrendermi a Amazon o ai centri commerciali. Devo assolutissimamente cercare di tenerla accesa la luce. Permesso? Ma questo è un negozio storico di Bedone, da quant'è che ce l'ha? Ma i miei c'erano da 70 anni, ecco, io da 50 ci sono. Lei è uno di quei negozianti che non ha rinunciato al negozio fisico ma che è andato anche online. Certo, sì, anche se è molto difficile arginare, ecco, le grandi organizzazioni. Buonasera. Buonasera. Mi piacerebbe giocare ad armi pari, nel senso che sarebbe sufficiente che loro pagassero le stesse aliquote fiscali che pago io in Italia, cosa che loro non fanno. Questa lettera era dovuta, nel senso che una multinazionale si mette contro un negozio di un paesino, è come il topolino e l'elefante, la stessa forza. Vi sentite schiacciati? Di più, ci sentiamo sotterrati, ci sentiamo uccisi, ma soprattutto nel nostro orgoglio. Qui tieni vivo il paese, queste luci non sono solo per far vedere giocattoli, sono per far vedere un esercizio aperto, un paese vivo. Negli ultimi anni l'ha notato questo calo? Oppure... Moltissimo, quello che si è sentito di più negli ultimi 3-4 anni. Una diminuzione del fatturato in che percentuale? 30-40%? I prezzi online sono più bassi? Eh sì, online sono più bassi. Non riesco a fare quei prezzi perché effettivamente io li compro più cari. Li compro più cari perché non ho la forza contrattuale di una multinazionale. Non mi arrendo. Però alla fine 2 più 2 deve far 4. Se non fa più 4, chiuderemo. Chiuderemo con tristezza però. E in questo senso anche Amazon e tutto quello che gli va dietro avrà contribuito.